Ciao a tutti. Allora, oggi ho deciso di registrare questo vlog. Non so quanto sarà breve o quanto sarà lungo. Così, per fare una cosa diversa. Anche perché, insomma, per ora non ho a disposizione tante cosine per poter parlare di profumi, ma vi avevo accennato in una storia su Instagram che comunque ho un profumo da farvi vedere ed è una novità, insomma, una new entry. Mio marito già è a un chilometro da me. Allora, oggi il tempo non è dei migliori. Si sta nuovamente annuvolando, stanotte è stato veramente brutto. Pioggia, vento, stavo dicendo pioggia, neve, ma da dove mi è venuto? Io non sono super brava nei vlog, quindi vedrete un po' di video così movimentato. Allora, sorpresa, stiamo andando a casetta nuova perché dobbiamo prendere aiuto delle misure. Allora, adesso mi sistemo qui in macchina, aspettate che sistemo tutto, metto la cintura e torno da voi. Oh, sono pronta, oddio, che caldo, si muore da morire. E vi stavo dicendo, quindi andiamo a prendere delle misure, quindi vediamo se riesco a fare così qualche video oppure fare qualche foto, così da fare un piccolo spoiler. E niente, oggi sarebbe stato bello andare al mare, però mi sa che a breve si metterà di nuovo a piovere, anche se devo dire che non è che si è rinfrescato, nel senso che fa un caldo veramente da morire. Amore! Aspettate che non so ogni volta come mi devo mettere. Mascherina. Salutina. Mascherina, siamo pronti perché non siamo da soli. Non saremo da soli, quindi mascherina assolutamente d'obbligo. E adesso vi faccio vedere un po' il tragitto. Stiamo partendo da casa dei miei ed è proprio vicino. Quella che sarà la nostra nuova casa. Mi volevo scusare per il fatto che ultimamente non sto rispondendo ai vostri commenti. Sappiate che li leggo tutti, li sto leggendo tutti, però appunto sono presa da altre cose e quindi riesco a malapena magari a volte a registrare un breve video, però ecco, non ho molto tempo per rispondere ai vostri commenti e spero di farlo al più presto. Adesso giro la videocamera così vi faccio vedere anche un po' il paesaggio. Questa è la via del mare, insomma, lungomare di Ponente. E a breve arriveremo nella nostra nuova casetta. Vedi? Non si vede proprio. Non si vede. Ecco, sì. Come potete vedere si costeggia il mare. E si intravedono le isole. E si intravedono anche le isole, ma qui c'è una pineta, quindi non è facile. Poi faremo il giro, amore, facciamo quel giro lì del tono, passiamo tutta quella parte lì, così è bello far vedere la costa. Eccoci, siamo quasi arrivati. Ma facciamo il giro ora. Ah, facciamo il giro ora, sì. E siamo un po' in anticipo, scusate soltanto se vedrete un po' le immagini tremanti, ma tenendo il telefono così in mano non è semplice. No vabbè, facciamo adesso il giro così. E così fai vedere la strada.
girato qualche piccolo video, qualcosa vi ho fatto intravedere. Non vi ho mostrato il terrazzo perché in realtà i terrazzi vanno ancora aperti, in ogni caso non ve l'avrei mostrato perché quello sarà una sorpresa, quindi lo vedrete poi quando la casa sarà terminata, sarà ultimata. E il tempo in realtà sta resistendo, pensavamo che piovesse, invece non è bellissimo, però insomma c'è il sole e fa un caldo, vi dico, un caldo bestiale rispetto a stamattina che invece in realtà si molla il freddo. E niente, adesso facciamo un giretto e poi ci vediamo tra poco, vi registro la parte dedicata al profumo che vi voglio consigliare. Allora, eccomi qua, come promesso, dalla cucina. Stavolta ho cambiato location per parlarvi del profumo che ho acquistato sul sito My Origins, insomma non so come si pronunci, e ovviamente non ho scoperto niente, è un profumo del quale ho sentito parlare tantissimo, quindi che corteggiavo comunque da tempo. Ho trovato un'occasione eccezionale su questo sito perché ho preso una confezione e quindi non mi sono lasciata sfuggire questa occasione. Però è un profumo che si trova tranquillamente anche su Notino, su tantissimi altri siti online, e a prezzi assolutamente accessibili. Io ho approfittato di questa meravigliosa confezione, sto parlando del profumo Coriandre del brand Jean Couturier Paris, e in questa confezione ho un 50 ml dell'Eau de Toilette, una versione sempre Eau de Toilette in un formato da 9 ml e un 50 ml del gel doccia, e adesso esattamente non mi ricordo, ma credo intorno tipo ai 21 euro, quindi pochissimo, tutti e tre i prodotti. Allora, vi faccio vedere un attimino le confezioni, la boccetta che è bellissima, molto molto semplice, lo descrive perfettamente questo colore verde che rappresenta proprio la fragranza, perché stiamo parlando sì di un profumo cypre, ma con delle note molto fresche, molto secche e molto verdi. Mi piace moltissimo con questo vetro satinato. Poi il gel doccia, che troviamo appunto in una confezione così, un tubetto insomma in plastica, e poi troppo carino il formato da 9 ml, stupendo, che posso cominciare ad utilizzare prima appunto di utilizzare la versione vapo, perché questo ovviamente non è una versione con vaporizzatore. Allora, io ne ho sentito parlare tantissimo. Ho sentito dire anche su diversi canali YouTube, alcuni lo paragonano ad Aromatics Elisir di Clinique, alcuni lo paragonano ad Agent Provocateur. Secondo me non assomiglia a nessuno dei due, cioè non mi ricorda assolutamente nessuno dei due, forse vagamente, ma vagamente proprio come idea, come concetto, mi ricorda più Aromatics Elisir di Clinique. Comunque vi vado a leggere le note olfattive. Troviamo in testa il fiore d'arancio, il bergamotto, le aldeidi e il coriandolo, appunto il profumo si chiama Coriandre. Nel cuore troviamo l'ylang ylang, scusate se rido perché davanti a me c'è mio marito che sta facendo le sue cose, mi prende in giro. Allora, l'ylang ylang, la rosa, la radice di violetta, il giglio e il gelsomino. E nel fondo troviamo, smettila! Sto cantando la canzone Fiori Rosa. Smettila! Muschio, vetiver, legno di sandalo, zibetto e patchouli. Allora, tieni amore, le note le ho lette, ti posso riconsegnare il telefono perché io col mio sto registrando. Allora, innanzitutto, allora, quando l'ho sentito sono rimasta proprio super colpita e super felice, anche perché io il profumo l'ho acquistato al buio, ovviamente non l'avevo mai sentito né qui né su diciamo a Pordenone, lo avevo mai visto nelle profumerie, quindi non avevo mai avuto l'opportunità di sentirlo. Allora, il profumo certamente mi ricorda qualcosa di un po' retro. Vuoi perché è un profumo con note di rosa, con note appunto di aldeidi che rimandano subito a profumi comunque già abbastanza importanti.
In realtà però il profumo ha dalla sua parte il fatto di essere decisamente più erbaceo, decisamente più fresco, perfetto sicuramente per la stagione estiva, quindi per i grandi caldi, però è un profumo che nella sua evoluzione sprigiona quella parte delicata, pulita e fresca. È un profumo estremamente elegante e senz'altro un profumo unisex, quindi non lo categorizzo, non lo categorizzo. Come si dice? Non mi viene. Insomma, non lo inserirei in nessuna categoria, né maschile né femminile, non ridere, stupido. Perché è un profumo che va bene per tutti. Probabilmente non è un profumo adatto alle giovanissime e ai giovanissimi, perché lo trovo un pochino più maturo, proprio come fragranza. Però ha un'evoluzione, almeno su di me, meravigliosa, in cui spicca tantissimo anche la presenza del giglio, lo sento molto, ma sento molto il fondo legnoso. Si riesce ad avvertire tantissimo quel sentore proprio di vetiver, ed è un profumo super super delicato. Quindi diciamo che l'esordio è quello classico di un profumo aldeidato. Quindi che sa un po' di vecchie saponette, che sa un po' del profumo dei vecchi armadi, dei cassetti della nonna, mi ha un po' ricordato quei sentori lì, piacevolissimi, di biancheria pulita. Mia nonna metteva all'interno dei cassetti i sacchetti con il purpurì, che quindi profumavano proprio di cedro, di lavanda. Quindi quando l'ho sentito per la prima volta mi ha proprio riportato a quei ricordi, mi ha trasportato, diciamo, ad un periodo meraviglioso, diciamo, della mia infanzia, della mia adolescenza. Poi il profumo però vira tantissimo, si alleggerisce, si ammorbidisce, diventa molto più leggero, mantenendo quella sua anima cypre, quella sua anima un po' terrosa, un po' erbacea, però si assesta su sentori proprio di pulito, di fresco pulito. Quindi di panni stesi al sole, non riconducibili proprio all'odore del detersivo, dell'ammorbidente, però a quell'odore che fanno i panni, per esempio gli asciugamani, le lenzuola, quando vengono stesi all'aria fresca e si asciugano al sole, che hanno proprio quel profumo di pulito, quel profumo di aria fresca, quel profumo proprio di sole. È veramente buonissimo, molto fine. Raffinato, proprio super super elegante. È un profumo perfetto sia per il giorno che anche per occasioni importanti. È un profumo che non è estremamente opulento, non è estremamente opulento, oggi non so parlare, però allo stesso tempo ha una elevatissima, secondo me, proiezione. È un profumo che ha un'altissima persistenza, soprattutto permane tantissimo sui tessuti. Lo si sente anche il giorno successivo, proprio quel sentore leggero, legnoso, a tratti talcato, e molto fresco e molto leggero. Mi piace tantissimo questo amore, devo fartelo provare, perché sicuramente, sicuramente ti piacerà. Quindi, io potrei anche consigliarvi in effetti un acquisto al buio, perché non è un profumo particolarissimo, con sentori, insomma, che potrebbero non piacere. Secondo me è un profumo che può accontentare, diciamo, in larga scala tantissimi di voi. Quindi Coriandre di Jean Couturier Paris, un profumo che troverete tranquillamente online, anche su Notino, spesso in offerta. E per la tipologia di profumo, per la qualità, senz'altro un profumo consigliatissimo e ad un prezzo assolutamente accessibile. Quindi non mi fermo nei miei acquisti, nelle mie scoperte per me, ovviamente, perché è un profumo del quale ne hanno già parlato veramente in tanti, però non potevo assolutamente non condividere con voi questa mia scoperta, perché è nato assolutamente un amore, raffinatezza, eleganza e qualità. Allora, il video finisce qui, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi mando tanti tanti bacini e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.